A 2 settimane dall'incontro a Berlino, nell'ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario della riconciliazione franco-tedesca, François Hollande e Angela Merkel si sono ritrovati fianco a fianco allo Stade de France. Occasione l'amichevole di calcio tra le due nazionali. Prima del match i due hanno avuto un incontro privato. Facile immaginare che oggetto del colloquio sia stato il bilancio 2014-2020 dell'Unione Europea, sul quale i 27 tenteranno di trovare un accordo durante il summit in programma oggi e domani a Bruxelles. Terreno di scontro i tagli di bilancio e i tetti massimi per le spese, che ridurrebbero la possibilità di investimenti e crescita. Così il presidente del Parlamento europeo. La maggior parte dei miei colleghi deputati e io non siamo pronti ad accettare che gli Stati membri ripetano a livello europeo l'errore che li ha messi in imbarazzo a livello nazionale, un budget deficitario. Io dichiaro che non firmerò alcun budget deficitario. Je ne signe aucun budget déficitaire. I conservatori guidati dal premier britannico David Cameron parlano di 960 miliardi per le promesse di spese e di 900 miliardi per i pagamenti. La Francia propone di inserire una clausola di revisione.